Oggi siamo con Angela Fimbianti di Idee per lo Spazio e affronteremo decisamente un argomento interessante. Allora, parliamo innanzitutto di una rivoluzione, mi permetti il termine, generazionale, ma perché questo? Perché adesso Angela andrà a spiegarci cos'è accaduto con una giovane coppia che intendeva abitare un'abitazione, credo fosse una casa singola, Sì, o, sì, sì. ecco, una casa singola già abitata dai genitori, quindi della generazione precedente. Precedente. E vi assicuro, vedrete poi nelle immagini che Angela ha proprio fatto una rivoluzione, non è un termine che ho usato a caso. Quindi Angela, raccontaci un po' come hai affrontato questa situazione. Allora, questi due ragazzi molto giovani dovevano stabilire se era il caso di rimanere nella casa dei genitori oppure acquistare una casa, un altro appartamento. Solo che le condizioni della casa dei genitori non rispecchiano il loro modo di intendere la zona giorno. Certo. E quindi avevano la necessità di visualizzare e di vedere bene se con degli interventi si sarebbe potuto, diciamo, materializzare quel Sì. loro Ecco, sogno anche nella casa dei genitori. ma infatti noi vediamo, scusa se ti interrompo, sicuramente passano le immagini di un appartamento anche arredato e strutturato in maniera piuttosto Sobria. sobria, ma anche insomma di un po' di anni fa, quando ancora si usavano tutti questi spazi un po' ridotti, corridoi, la cucina separata dal reparto giorno. Quindi vediamo proprio una concezione molto datata, tra virgolette, pur nella sua dignità, insomma, senza nessun Assolutamente. problema. E quindi tu sei andata anche ad abbattere delle pareti? La proposta nel progetto era di demolire i muri all'interno, Sì. mantenere soltanto naturalmente le parti portanti. C'era una colonna che poi abbiamo duplicato per dare il senso della simmetria. E Sì. quindi questa stanza, dove prima predominavano i colori cupi, i legni Sì, molto scuri. legno, esatto. Esatto, e senza questa parete è diventata molto più luminosa. L'unico accorgimento che abbiamo adottato per comunque rendere lo spazio funzionale, nel senso che sia ordinato e quindi determinare bene dove sono i vari spazi, cioè dove Sì. c'è l'ingresso, dove c'è la cucina, Sì. dove c'è il soggiorno, abbiamo utilizzato dei controsoffitti dentro i quali sono state inserite delle luci, così che abbiamo risolto anche il problema dell'illuminazione. Ecco, è importante poi in un appartamento, soprattutto penso nella zona giorno, avere una delimitazione comunque visiva degli spazi, cioè tu riesci in qualche modo a, pur nell'open space, a creare delle zone abitative che si distinguano tra loro e se è importante anche che sia così, non è detto, insomma. Ma io credo che sia importante, lo credo al punto che sempre nei miei progetti cerco di stabilire delle zone che tra l'altro devono anche essere sempre proporzionate una all'altra. Sì. Sì. Quindi la cucina in questo caso finisce con il bancone, poi c'è la zona del soggiorno dove ci sono i divani che viene delimitata dai mobili bassi. C'è l'ingresso che è delimitato da questo controsoffitto e da un armadio. A mio avviso sì, è importante che ci sia sempre un ordine, se no Sì, si si rischia crea di il caos. perdere. Sì. Anche se Sì. molto spesso è un ordine che noi non percepiamo, però se non c'è, percepiamo il caos. Esattamente, ecco, questo è un accorgimento proprio di chi sa trattare l'arredamento, ma non solo l'arredamento, perché appunto, come in questo caso abbiamo potuto vedere, si è trattato proprio di una modifica anche strutturale, quindi con l'abbattimento dei muri siamo andati proprio a creare una stanza totalmente nuova. E la cosa che è interessante sottolineare è proprio anche quella parte del caminetto, come abbiamo potuto vedere, che prima sembrava proprio il caminetto di una baita e poi Angela l'ha trasformato in una cosa molto raffinata e molto bella. Ecco, anche lì, voglio dire, ci vuole comunque della capacità dell'inventiva, no? Tu come procedi poi in un caso del genere? Ti applichi direttamente al 3D oppure prima mediti e cerchi di ottenere una soluzione magari nella tua mente. Ma diciamo che l'ispirazione mi viene data, se così possiamo chiamarla, sempre dal cliente, perché è il cliente che stabilisce il suo stile e io mi devo adeguare. Poi sì, il 3D che mi aiuta tantissimo, perché anche per me visualizzare il volume anziché un
un disegno piatto è decisamente importante. Quindi poi è il disegno che mi dice sì, sono proporzionato, vado bene, sì, oppure no, rifallo e ricomincio. Sì, quindi poi la visualizzazione mentale deve essere proprio portata nella pratica. Ecco, quindi io direi che chi ha problemi di questo genere, di non esitare magari a sentire Angela anche solamente per un consiglio, perché appunto la tua attività è anche volta al consiglio semplicemente, non solo alla realizzazione di quello che tu poi immagini e vuoi far, vuoi donare, diciamo, al tuo cliente anche in termini di creatività. Allora ringraziamo Angela Fimbianti di Idee per lo Spazio a Zanè, e per le prossime puntate non dubitate che ci saranno degli altri interventi sempre molto interessanti. Grazie Angela. Grazie a voi, arrivederci.